euroregione.news. Rugby a scuola in Villa Manin. La SD Overbag Line Rugby Codroipo ha organizzato la terza edizione dell'evento Tagghiamo la Scuola FVG. La mattina di mercoledì 24 aprile 2024, gli studenti di tutta la regione arriveranno in Villa Manin con pullman e riaccompagnati a scuola entro la fine dell'orario scolastico. Una grande manifestazione coordinata dalla presidente Susanna Greggio. Da qualche anno è Overbag Line Rugby Codroipo porta il rugby nelle scuole, inserisce il rugby nel POF scolastico. Siamo alla terza edizione di Tagghiamo la Scuola FVG, dove tutte le scuole che hanno partecipato al nostro progetto si cimentano in una giornata di sport senza competizione, dove metteranno a fuoco tutto quello che hanno imparato nel percorso formativo fatto dal nostro istruttore dell'Overbag Line. Una cornice eccezionale, perché Villa Manin rappresenta per tutto il Medio Friuli e il Friuli Venezia Giulia una cornice veramente di eccezione. La scorsa edizione abbiamo avuto il piacere di ospitare nella cornice di Villa Manin 1087 bambini, studenti delle scuole del Medio Friuli e di tutto il Friuli Venezia Giulia. Quest'anno l'edizione sarà il 24 aprile 2024 dalle 9 a mezzogiorno. Gli atleti, gli studenti sono dalla quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media e dalla prima e secondo terzo anno scuole superiore del Friuli. Noi ringraziamo per il sostegno la Regione Friuli Venezia Giulia, che ci ha sostenuto con il progetto Vola Alto con lo Sport, e il Comune di Codroipo, che ci ha messo a disposizione dei mezzi di trasporto per portare i ragazzini in villa, i nostri sponsor che ci sostengono ogni anno con grande passione, i genitori che si cimenteranno come volontari di questa manifestazione. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.